chiaramente bisogna dire subito qual è il motivo di questa duplice sessione, sia quella che si è svolta presso la Sapienza ieri, sia quella che si sta svolgendo adesso in questa Università Lateranense. Il motivo è la celebrazione del duplice giubileo del Cardinale Agostino Vallini, che è stato allievo di questa università, poi docente di questa medesima università e ora è il Gran Cancelliere, cioè significa colui che rappresenta il Papa nell'università del Papa, quindi la massima autorità. Abbiamo pensato bene dunque di dedicargli queste due sessioni, sia nella Sapienza come università storica di Roma, sia nell'Ateneo Lateranense come alma mater. I contenuti sono quanto mai attuali perché si riflette sui rapporti della comunità civile, della comunità politica con la Chiesa a 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II, cioè cercando di cogliere l'eredità di questi 50 anni. Il tema è particolarmente interessante e delicato proprio per la disciplina in cui il Cardinale Vallini è specialista e insegnante, lo Ius Publicum Ecclesiasticum, che all'indomani del concilio ha dovuto mutare sostanzialmente la sua prospettiva epistemologica e contenutistica, di qui anche il titolo del volume di studi che gli è stato offerto, cioè Verità e metodo in giurisprudenza.